Sono Francesco Parente, direttore artistico della Cello Summer Academy. Siamo arrivati alla sesta edizione, quest'anno location particolare, splendido Bosco La Costara. Abbiamo svolto le lezioni all'aperto e il concerto finale che si è tenuto questa mattina. Ospite d'onore è stato il maestro Sandro Laffranchini, primo violoncello della Scala di Milano. Abbiamo avuto ragazzi e iscrizioni da tutta Italia. Nel meraviglioso bosco La Costara di Sasso di Castalda si sono ascoltate le note sinuose ed avvolgenti della musica d'orchestra della Cello Summer Academy dal 20 al 25 luglio. Un vero e proprio viaggio ideale in un ambiente incontaminato che ha liberato sensazioni uniche, emozioni penetranti che regalano allo spirito brividi. Ospite d'onore Sandro Laffranchini, primo violoncello della Scala di Milano. Bellissime le esibizioni finali e le lezioni all'aperto svolte in questa suggestiva location della Basilicata. È la sesta e riuscitissima edizione di questo festival didattico di musica d'orchestra, organizzata dal direttore artistico Francesco Parente. Salve, mi chiamo Gerardo Scavone, sono stato un allievo di questa bellissima iniziativa, questa master fra i boschi, nella natura, devo dire è veramente un'idea molto molto bella e ho avuto modo di fare esperienze, di fare lezioni con grandi maestri immerso in questo bellissimo paesaggio che è la Lucania. E, appunto, io sono lucano e ho avuto anche l'opportunità di suonare da solista in ensemble in uno, secondo me, dei posti più belli di Sasso di Castalda.